Mazara, mancanza di banchi e assembramenti, protestano le mamme e gli alunni della scuola Grassa. Coronavirus, sono state istituite le USCA scolastiche per evitare le lezioni a singhiozzo. Castellammare, un 23enne arrestato dai carabinieri per spaccio di droga. Castelvetrano chiede aiuto al 112, i carabinieri consegnano cibo ad una 90enne invalida. Calcio in eccellenza, il Mazara impegnato in trasferta, partita casalinga per la Mazzarese. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Inizio di anno scolastico alquanto complicato per molte scuole mazzaresi, alle prese con problemi di assembramento, ma soprattutto con la mancanza di banchi e di aule adeguate. Ieri sera abbiamo ricevuto un SOS dalla scuola Grassa e questa mattina siamo andati a vedere rabbia e preoccupazione da parte delle famiglie. Sentiamo. I vostri bambini oggi non sono entrati a scuola per quale motivo? Per un semplicissimo, banalissimo motivo. Esattamente, noi ci auguravamo che ieri, come primo giorno scolastico, i nostri bambini avessero l'accoglienza adatta per un nuovo anno scolastico positivo. E invece no, la via ex Santoro Bonanno, che è stata trasferita nella via Qualtiero, è stata accolta ieri nella pessimo modo. Cioè, erano senza banchi i nostri bambini. All'uscita della scuola siamo rimasti sbalorditi noi genitori. Erano senza banchi. E le maestre senza cattedre. E non è giusto. Come? Cerchiamo l'igiene, poi li facciamo mettere in ginocchio per terra a studiare. È giusto. Signora Preside, lei dov'è? Lei deve informarci a noi genitori della situazione prima di iniziare un anno scolastico. Non è giusto. Ogni volta siamo sempre messi da parte. Noi genitori siamo la prima cosa che bisogna essere avvisati prima di iniziare l'anno scolastico. Non è giusto. Noi chiediamo che domani o che lunedì si inizi un anno scolastico giusto, nella maniera giusta per i nostri bambini. È sbagliato quello che si fa. Si apre un anno scolastico qui, chiediamo gli auguri agli insegnanti, alle mamme, alle maestre, e poi i nostri bambini dove sono? In ginocchio? A fare scuola in ginocchio? Non è giusto, noi chiediamo che da lunedì si inizi un anno scolastico corretto e che vengano accolti nella maniera giusta possibile. Ed è sbagliato, quindi chiediamo questo, non chiediamo altro. Non abbiamo mai chiesto niente in più. Noi sorvoliamo sulla carta, sul sapone, sorvoliamo su tutto, perché queste sono cose proprio futili. Ma le cose importanti sono queste. E lo chiediamo veramente dal nostro profondo del cuore, non abbiamo mai chiesto niente di importante. Questo, le cose giuste, banchi, sedie, dove i bambini possono essere una scuola giusta. Poi parliamo pure del distanziamento. Ci hanno garantito il distanziamento di un metro a distanza l'uno dall'altro. Invece no, non è vero, perché ieri alcune classi sono rimaste esattamente tutti accollati all'altri, con le mascherine tutte le tre ore. E voi immaginate bambini tutte e tre ore con le mascherine, ed è sbagliato, entrate, uscite sbagliate, tutti ammassati. Allora, lo dobbiamo garantire questo distanziamento? Non dobbiamo assemblarci? E come lo stiamo facendo in questa maniera? E cosa fa la presa? Dovrebbe stare qua, doveva esserci magari, che so, i vigili urbani, invece ieri era proprio un ammasso totale, un assemblamento totale, e non è giusto. Un problema serio quindi per le scuole, ma in tema di rischi da assembramento c'è da dire controlli a parte, che in primis dovremmo essere noi tutti a rispettare le regole, a osservare quanto previsto dalle disposizioni di legge. Tra le tante segnalazioni, alcune riguardano la mancanza di igienizzante per le mani all'interno delle aule di qualche istituto superiore. Insomma, c'è ancora parecchio da lavorare, non sarà facile poter assicurare in tempi rapidi una piena efficienza in tema di prevenzione. Prevenzione anti-Covid. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Gli assessori regionali all'istruzione Roberto Lagalla, alla salute Ruggero Razzi e alle politiche sociali Antonio Scavone hanno inviato una lettera congiunta ai sindaci dei comuni siciliani. Nel documento gli esponenti del governo Musumeci sottolineano il necessario coordinamento delle azioni a tutela della salute pubblica di concerto con le autorità sanitarie competenti per quanto riguarda le scuole. Alcune realtà comunali, si legge nella lettera, ricorrono all'adozione
di ordinanze contingibili e urgenti per imporre misure di contenimento del contagio maggiormente restrittive rispetto a quelle individuate nei vari atti normativi emanati, come ad esempio le chiusure in tutto e in parte degli istituti scolastici e dei nidi comunali. Gli assessori regionali invitano i sindaci a comunicare alle autorità sanitarie eventuali criticità che si dovessero rappresentare presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che insistono sul territorio comunale, astenendosi dall'emanare ordinanze contingibili e urgenti. E intanto, per contrastare il coronavirus, sono state istituite le USCA scolastiche. Sentiamo. Per contrastare il coronavirus ed evitare lezioni a singhiozzo, la Sicilia incrementa ulteriormente le misure anticontagio nelle scuole. Sono state infatti istituite le USCA, dedicate proprio alla situazione critica e all'effettuazione dei tamponi rapidi nelle scuole, che consentono di rilasciare l'esito in pochi minuti, lo ha reso noto la Regione. Le USCA scolastiche avranno a disposizione una specifica linea telefonica mobile di riferimento che, una volta attivata, sarà da subito a disposizione dei dirigenti e referenti delle scuole, proprio per velocizzare ogni procedura in caso di necessità. Se durante le lezioni un alunno o un operatore della scuola dovessero presentare delle sintomatologie, le USCA scolastiche si recheranno nell'istituto in questione per la somministrazione del test rapido, che in caso di positività verrà ripetuto con test molecolare da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio. Inoltre, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, il resto della classe verrà sottoposto a isolamento e successivamente a test diagnostico nell'attesa dell'esito del test. In caso di risultato del tampone negativo, le lezioni in classe si svolgeranno regolarmente. Se invece l'alunno sintomatico dovesse essere assente da scuola da più di 48 ore, i compagni di classe non saranno sottoposti a isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la scuola. Il documento è stato inviato all'Ufficio Scolastico Regionale, alle ASP e alle organizzazioni sindacali di categoria dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale. I militari della compagnia di Castelvetrano, assieme ai volontari della Croce Rossa, hanno consegnato ieri sera dei viveri di prima necessità ad una donna novantenne invalida che ha chiesto aiuto tramite il 112. La donna ha raccontato ai militari che non mangiava nulla da 3 giorni. I carabinieri hanno subito raggiunto la novantenne nella sua abitazione, constatato che non necessitasse di un intervento sanitario. Grazie alla disponibilità fornita dalla Croce Rossa italiana, sono riusciti a farle consegnare nel giro di un'ora una scorta di generi alimentari e acqua. Parallelamente sono stati interessati anche i servizi sociali per garantire una continua assistenza alla signora. Un castellammarese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Alcamo, i particolari nel servizio. Un castellammarese è stato arrestato dai carabinieri del nord della compagnia di Alcamo e del nucleo Cinopoli di Palermo. Si tratta del 23enne Roberto Padovano, arrestato in flagranza di reato per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente e possesso di segni distintivi contraffatti. Nella giornata di mercoledì, infatti, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa del giovane incensurato. I militari dell'arma, con il cane Lego, hanno trovato e sequestrato 45 grammi di marijuana, 15 grammi di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento in dosi ed un bilancino per pesare lo stupefacente. I carabinieri inoltre hanno trovato e sequestrato una paletta su cui erano stati apposti su entrambi i lati 2 adesivi catarifrangenti contraffatti, del tutto identici a quelli utilizzati dalle forze dell'ordine, con la scritta Polizia Municipale di Favignana. A seguito del rito direttissimo, l'autorità giudiziaria ha disposto a carico del giovane la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altri 16 casi di coronavirus si sono registrati a Salemi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il sindaco Domenico Venuti nel corso di una diretta Facebook questa mattina. Il totale degli attuali positivi sale a 64. Il primo cittadino ha invitato nuovamente i suoi concittadini a rispettare tutte le norme e i comportamenti precauzionali per evitare il contagio.
La diocesi di Mazara nelle prossime due domeniche vivrà due momenti di festa. Dopodomani, domenica 27 settembre, nella chiesa madre di Castelvetrano, il vescovo Domenico Mogavero ordinerà diacono il 36enne Giuseppe Favoloso. Domenica 4 ottobre invece, nella cattedrale di Mazara, sarà ordinato diacono permanente il medico cardiologo Nino Bertolino. Ed ora ci fermiamo per un altro momento pubblicitario. Torniamo sulla vicenda della scuola Grassa di Mazara. Pochi minuti fa il sindaco Salvatore Quinci ha diffuso un messaggio. Sentiamo. Proprio oggi ho ricevuto parecchie segnalazioni da parte di genitori in stato di agitazione per l'accoglienza riservata ai propri figli il primo giorno di scuola. Mi raccontano di aule in cui mancavano i banchi e con i propri figli accomodati in modo approssimativo. Voglio chiarire che nulla di quanto è successo presso la scuola Grassa è attribuibile al sindaco o agli uffici comunali che hanno lavorato in modo tempestivo, tant'è che ci sono stati dirigenti scolastici di tanti altri istituti che hanno predisposto e pianificato il primo giorno di scuola in maniera impeccabile. Per i loro studenti quella giornata è stata un vero momento di festa. Vengo al dunque, non è certo compito mio organizzare gli ingressi scaglionati dentro la scuola oppure sistemare i banchi. I banchi ci sono. È compito del dirigente organizzare le proprie risorse e in questo caso il comune aveva pure reso disponibile di sopportarne i costi. Quanto si è verificato alla scuola Grassa non può essere giustificato. Come si può accogliere dei bimbi in questo modo e senza prima avvisare le famiglie? Trasformare il primo giorno di scuola in un tale marasma è inaccettabile per un dirigente statale che dovrebbe sentirne la piena responsabilità. Sono intervenuto personalmente oggi con il mio dirigente ed entro lunedì ci saranno le aule perfettamente sistemate con banchi e cattedre. Questo lo garantisco a tutte le famiglie alle quali io esprimo la mia vicinanza e sorrido ascoltando gli attacchi strumentali di quei personaggi della politica misera, perché di queste strumentalizzazioni alle famiglie e ai propri figli non interessa affatto. Buon anno scolastico a tutti. Come ottimizzare la relazione tra turismo e web per non perdere il contatto con i propri clienti e per attirarne di nuovi è il tema del webinar promosso da Union Camere Sicilia che si terrà lunedì prossimo dalle ore 10 alle ore 11:30 promosso da Union Camere Sicilia. Ed ora allo sport calcio, vediamo assieme le partite in programma nel weekend nei campionati di eccellenza e promozione. Campionato di eccellenza Girone A, queste le partite della seconda giornata. Canicattì Sciacca, Castellammare Pro Favara, Castel Termini Agragas, Cus Palermo Mazara, Folgore Oratorio San Ciro, Marsala Parmonval, Monreale Nissa, San Cataldese e Don Carlo Misilmeri. Campionato di promozione Girone A, le partite della seconda giornata. Caltanissetta San Vitolo Capo, Casteldaccia Carini, Fulgatore Master Pro, Camarat Villa Abate, Lascari Raffadali, Mazzarese Castelbuono, Sporting Termini Resuttan, riposa il Partinico Audace. Per il campionato di eccellenza impegno in trasferta contro il CUS Palermo per il Mazara. Questa mattina abbiamo raccolto le prime dichiarazioni del neo mister Giovanni Iacono. Sentiamo. Quale sarà il nuovo corso del Mazara targato appunto mister Giovanni Iacono? Vediamo quello che si può fare, cercheremo di fare quello che la società si era prefisso, ma dobbiamo lavorare tanto e molto. Quindi man mano vediamo quello che possiamo fare di buono e poi dirò sempre, come ho fatto il mio solito, la verità di quello che possiamo fare e di quello che possiamo raggiungere. E comunque c'è da registrare un grande entusiasmo alla notizia che Giovanni Iacono è alla guida del Mazara. Onestamente non me l'aspettavo, ma l'ho avvertito anche tramite messaggi, tramite telefonate,
di persone anche di un certo livello che non mi aspettavo. Questo mi fa piacere, non possiamo essere tutti simpatici e antipatici, però dico che qualcuno si deve limitare anche a dire delle cose che non sono veritiere, così magari fa più figura lui, soprattutto chi ha le attività e non riesce a farsi nemmeno gli affari suoi. Un traguardo finale quale potrebbe essere? Il traguardo finale è quello di riuscire a fare qualcosa di buono per la città e se riusciamo a sistemare un po' tutto, anche come società, vediamo se possiamo raggiungere quell'obiettivo che la società si era prefisso. Ma le posso dire una cosa? Lei mi ha invitato nella trasmissione, quindi non lo voglio accettare. E lo dirò in trasmissione qual è il mio programma nella mia testa, poi devo vedere se altri dirigenti mi consentono di farlo. Io cercherò di fare qualcosa di importante per la città. Ah, e dopo, quando lo raggiungo, mi metterò sicuramente da parte perché voglio fare solo questo e basta. Continuiamo con il calcio. Partita casalinga domenica per la Mazzarese allo stadio Nino Vaccara contro il Castelbuono. Fischio d'inizio alle 15:30. Siamo in chiusura per la programmazione sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera trasmetteremo con inizio alle ore 21 la puntata zero della nuova stagione televisiva dello sport in TV che aprirà ufficialmente i battenti venerdì 2 ottobre, sempre con inizio alle ore 21. Ed è tutto. Grazie per averci seguito, arrivederci.